Ufficio Postale.it È l'Italia che cambia. Un finanziamento da 750 milioni di euro dalla Banca Europea per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma. È stato firmato a Camerino, nella sede del Rettorato dell'Università, l'accordo tra il vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, e il commissario straordinario Giovanni Legnini, per garantire il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti sostenuti dalla BEI, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale. Le risorse saranno destinate alla ricostruzione e al ripristino di edifici privati a uso residenziale e produttivo danneggiati dai terremoti del 2016 e 2017 nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria oggi c'è un problema che riguarda appunto la capacità del mercato delle professioni e delle imprese di tenere il passo della ricostruzione e quando dico questo no, no, non me la prendo con i professionisti e con le imprese perché so bene che hanno da fare che fanno, stanno facendo altro ma c'è bisogno di un loro impegno ecco perché noi abbiamo fortemente bisogno di un nuovo protagonismo delle professioni e delle imprese le risorse ci sono oggi la bei ci con la Bay firmiamo questa nuova risorsa finanziaria, le risorse ci sono, le procedure sono testate, efficaci, occorrono progetti e occorre aprire i cantieri. Salgono così a 2,75 miliardi di euro i prestiti della Banca Europea veicolati attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per sostenere famiglie, imprese e infrastrutture pubbliche. Il protocollo inoltre permetterà alle risorse messe a disposizione di essere utilizzate rapidamente al sostegno della ricostruzione privata, contribuendo a migliorare significativamente l'efficienza energetica e la sicurezza sismica dei nuovi edifici. Abbiamo già finanziato gli interventi post-terremoto per 2 miliardi negli anni passati e siamo oggi qui per formarne altri 750 milioni. Eh, siamo molto lieti di vedere quello che si sta facendo, siamo estremamente grati alla struttura commissariale e a tutto lo sforzo del commissario e di tutta la sua squadra per portare avanti questi lavori su cui conteremo anche per il monitoraggio. È stata anche l'occasione per effettuare, accompagnati dal sindaco Roberto Lucarelli, dal vescovo Monsignor Francesco Massara e dal prorettore di Unicam Graziano Leoni, una visita nella zona rossa della città. Presente anche il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che ha annunciato la decisione di mantenere per sé la delega alla ricostruzione che aveva affidato all'assessore Guido Castelli, ora eletto in Senato. Beh, innanzitutto troviamo il rumore della ricostruzione, che è un rumore che ci fa piacere perché dopo tanti anni iniziamo a vedere cantieri e anche cantieri in stato molto avanzato. Segno anche e stimolo a chi ancora non ha deciso di innescare i meccanismi, i processi e le procedure di rientro, che la ricostruzione è effettivamente è partita e che questo territorio può uh, tornare alla normalità in un lasso di tempo che può essere oggi prevedibile, mentre fino a un po' di tempo fa oggettivamente il segno della ricostruzione era un segno che non si toccava, non era tangibile.